Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui vi voglio parlare oggi ci porterà nelle Filippine e dovete sapere che questa è una storia veramente terribile che mi ha particolarmente scioccato, perché quello che è successo a questa famiglia mi ha ricordato molto anche quello che è successo in un film che si chiama Orphan. Non so se lo conoscete, è questo film in cui una famiglia che già aveva due bambini adottano una nuova ragazzina che però si rivelerà essere diabolica. In ogni caso, la storia di cui parleremo oggi mi ha ricordato moltissimo quel caso, perché appunto anche qui si ha una famiglia con due figli che decide di prendersi cura di una bambina meno fortunata, che magari non aveva la possibilità di studiare, che veniva da un background estremamente povero e che però si macchierà di alcuni crimini che andremo ad approfondire in questo video. Questo è un caso che mi avete richiesto in moltissimi, devo dire, su Instagram, e ho deciso proprio di portare questo caso come vi avete suggerito. Purtroppo la maggior parte degli articoli al riguardo di questo caso non erano disponibili in inglese. Tuttavia, per realizzare questo video mi sono anche consultato, oltre che ho visto anche il video realizzato proprio qualche giorno fa anche da Grace sul canale Gracie TV, e quindi il caso che vi riporterò qui in italiano sono riuscito a realizzarlo anche e soprattutto grazie a lei. Vi lascio comunque il suo canale anche in descrizione. Inoltre volevo dirvi che sono sicuro che già molti di voi me lo chiederanno nei commenti: cosa è successo alla location? Allora, devo dire che in questi giorni mi trovo a Kyoto, tra Kyoto e Osaka, per praticamente festeggiare il Capodanno con degli amici giapponesi. Non so se realizzerò un video, però siamo in sette, da amici veramente di lunga data, anche con le famiglie eccetera eccetera, quindi penso che sarà un Capodanno particolare, però penso che sarà veramente un Capodanno bellissimo. Tra l'altro poco fa mi è arrivata anche la Seichi Ryori, che sarebbe questo cibo che si mangerà poi il 31, però va ordinato prima. Magari vi metto un video delle immagini poi di cosa andrò a mangiare, perché veramente non vedo l'ora che arrivi il 31 per mangiare queste prelibatezze. Poi mi sono preso questa casa appunto per questa settimana, tra l'altro è grandissima e penso che ci farò un video forse sull'altro canale, vi spiego un po' il perché ho scelto questa location, perché ha a che fare col crime, non vi spoilerò nulla. In ogni caso, partiamo adesso. Il caso di cui parleremo oggi vede come protagonista la Maguard Family, che è questa che vedete nella foto, e era una famiglia di lavoratori, onesta, rispettata da molti nella loro comunità, e tra l'altro i genitori facevano rispettivamente il preside e l'insegnante di una scuola. Come potrete immaginare, il fatto che i genitori svolgessero queste mansioni li rende in una posizione piuttosto propensa nel cercare di aiutare comunque gli altri e i bambini magari che sono più in difficoltà. Questi genitori avevano due bambini, questa ragazza Gwen e Luis, rispettivamente di 18 e 16 anni. E questi due ragazzini erano particolarmente apprezzati anche dagli altri studenti per i loro ottimi voti scolastici, erano anche conosciuti per essere dei ragazzi gentili e inoltre provenivano anche da una buona famiglia, il che aiutava. E guardate anche i loro volti felici in queste immagini, erano anche di bell'aspetto. La sorella, tra l'altro, aveva anche vinto dei concorsi di bellezza, mentre Luis stava cercando appunto di studiare per diventare un avvocato. Infatti 5 mesi prima si era aggiunta anche questa ragazza di nome Janice di 17 anni. Janice, o Jay, è un completo mistero. Questa ragazza veniva anche spesso chiamata come una loro cugina e sembra che viveva appunto con dei parenti che però non avevano molti fondi economici. E non si sa molto sul suo passato, tutto quello che è legato a chi era, che fosse stata questa ragazza prima che entrasse a far parte di questa famiglia, è abbastanza un mistero, ma andremo poi a sviscerare in questa faccenda nella seconda parte del video. Janice era una ragazza appunto che era nata in una famiglia molto povera, che non aveva i soldi e le risorse economiche per potersi prendere cura di lei, e in seguito era anche rimasta orfana e per questo aveva iniziato a vivere con
queste famiglie, diciamo, provvisorie. E questa famiglia l'aveva adottata appunto per un periodo, magari finché non trovava un'altra sistemazione. In ogni caso, durante questo periodo la sua relazione con la sorella Gwen era cresciuta e le due avevano formato uno stretto legame. Gwen era come se provava un forte senso di empatia per questa ragazza e cercava in tutti i modi comunque di farla sentire partecipe, di farla sentire proprio una della famiglia. E tra l'altro questo legame che Gwen ha instaurato con Jay è stato una delle ragioni principali che ha portato questa famiglia a scegliere appunto di adottarla permanentemente. Infatti sembra proprio che questa relazione che si è instaurata tra Gwen e Janice sia stato proprio il motivo che abbia permesso appunto questa adozione. E in ogni caso, pensate comunque una situazione: non si tratta di adottare un bambino magari molto piccolo, ma una ragazza, una teenager quasi maggiorenne, insomma una diciassettenne, che comunque di lì a poco sarebbe stata indipendente. Quindi immaginatevi comunque che grande cuore che deve aver avuto questa famiglia per scegliere di accoglierla a braccia aperte all'interno di questa famiglia. Poco sapranno tuttavia che questa scelta si rivelerà fatale purtroppo per due membri di questa famiglia. Sembra tra l'altro che gli amici di questa Gwen hanno detto che la relazione tra Gwen e la sua sorella adottiva era sempre più stretta e le due erano come migliori amiche. Tra l'altro questa adozione ha permesso comunque a Janice di avere un futuro, di avere accesso a determinate risorse non solo economiche ma anche a una migliore educazione. Ricordiamo che i due genitori erano degli insegnanti, oltre che tutto l'amore che questa famiglia stava dando a questa ragazza. Tra l'altro le possiamo vedere anche in vari video assieme Gwen e la sorella adottiva e anche il fratello fare dei video per TikTok, e tra l'altro il fratello lui ha anche ceduto la sua piccola la stanza per poter dare spazio a questa Janice e sentirsi più a suo agio. Cioè, non so io quanti fratelli acconsentirebbero a dare la propria stanza a una sorella adottata, il che secondo me è un gesto bellissimo, veramente nobile quello che ha fatto questo ragazzo, perché immaginatevi, lui dando la sua stanza ha finito per dormire nel soggiorno, perché comunque diciamo che sì, benché questa famiglia era più benestante, non era comunque certo una famiglia ricca, quindi si dovevano accontentare di quello che avevano, ma quel poco che avevano questa famiglia aveva scelto di condividerlo con questa nuova arrivata. Ma adesso andiamo a parlare del crimine in sé. Sembrava un giorno come tanti. I genitori erano andati a lavorare presso l'istituto dove insegnavano. Mentre i genitori erano al lavoro, i tre teenager figli erano rimasti in casa. Durante quella giornata, verso le 3 di pomeriggio, il padre riceverà una chiamata dicendogli che qualcuno si era introdotto nella loro abitazione e che doveva tornare immediatamente a casa. L'uomo è accorso a casa, ha cercato di aprire la porta principale, che però purtroppo era chiusa a chiave, quindi si è recato sul retro della casa, è entrato dall'altra entrata, insomma, della loro dimora, e quando è entrato ha cercato di chiamare i propri figli, tuttavia nessuno rispondeva. È stato lì che ha notato che sul pavimento c'era tantissimo sangue e si è poi trovato davanti uno spettacolo veramente raccapricciante, ovvero entrambi i suoi figli, quelli insomma di sangue, privi di vita per terra. Inoltre per terra c'erano anche vari pezzi di vetro. Dopo che si è accorto che questi due figli ormai erano senza vita, ha continuato a cercare cosa fosse successo anche alla sua terza figlia, e fortunatamente lei era l'unica sopravvissuta e ha risposto alla sua chiamata d'aiuto. La ragazza era completamente in uno stato di shock, inoltre i suoi capelli erano bagnati, come se si fosse appena fatta una doccia. Poi scopriremo che realmente era appena uscita appunto dal bagno dove aveva fatto una doccia. In ogni caso questa ragazza era, oltre a essere l'unica sopravvissuta, anche l'unica testimone di quello che a detta sua era successo in quella casa. Ma che cosa era successo realmente all'interno di questa abitazione? Quello che la ragazza ha detto è stato, appena la polizia è sopraggiunta in questa dimora, è che ci sono stati 3 uomini che si sono introdotti nella loro casa. Ovviamente la ragazza ha negato
categoricamente riconoscere chi fossero queste due persone e ha inoltre detto che per qualche ragione questi tre uomini hanno solamente ucciso appunto lui e Gwen, mentre lei è riuscita a sopravvivere. Quello che ha detto è che praticamente quando ha sentito che questi uomini erano entrati nella casa, lei è subito corsa nella sua stanza, si è chiusa a chiave e ha cercato di nascondersi lì dentro. La polizia è subito arrivata all'ipotesi che i corpi appunto dei suoi fratelli erano stati colpiti con un martello e una mazza da baseball, e tra l'altro il modo in cui questi due ragazzi sono stati colpiti era estremamente brutale. In ogni caso la parte, diciamo, che un pochino ha fatto storcere il naso alla polizia è che mentre questa ragazza era nella sua stanza che si stava nascondendo, è subito andata su Facebook cercando aiuto. Alle 3 di pomeriggio ha scritto: aiutatemi, qualcuno mi aiuti, vi prego, qualcuno è entrato nella mia casa, non voglio morire ancora. E ha detto che in questo momento era nella sua stanza che cercava di nascondersi, e poi ha messo queste 3 emoji di questa faccia in lacrime. E voi immaginatevi, comunque, cioè capisco che magari la situazione fosse abbastanza inusuale, quindi sapere come ci si comporta in una situazione del genere è difficile, probabilmente varierà da persona a persona, però tutto ciò non vi sembra un po' strano? Cioè, invece di gridare aiuto, voi lo cercate su Facebook o almeno chiamare la polizia, anche senza dire una parola, lasciando muto, però penso che sarebbe l'unico modo per poter veramente chiedere aiuto. Però ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate. Questa ragazza ha anche scritto alla sua madre: per favore aiutami. Tuttavia la madre non ha mai visto quel messaggio e per questo motivo non è potuta rientrare ad aiutarla. Ha anche provato a telefonare al suo ragazzo, che tuttavia non ha sentito la chiamata e quindi non ha risposto. La polizia, investigando nell'abitazione, ha trovato delle bottiglie rotte, appunto per quel motivo c'era del vetro sul pavimento, e inoltre anche appunto il martello e quella mazza da baseball, le quali avevano ipotizzato che fossero state le armi del delitto. In ogni caso la polizia in quel momento credeva alla versione di Janice. Sicuramente erano entrati appunto 3 uomini che hanno usato tutta quella violenza, perché ragazzi era un caso di una violenza terribile, la scena del crimine era veramente raccapricciante, nessuno avrebbe mai potuto pensare che una ragazza così di 17 anni avesse potuto sopraffare i suoi altri fratelli e farli fuori sostanzialmente. In ogni caso tutti sembravano credere alla storia di questa Janice, e inoltre era stata anche messa una taglia o comunque un premio per chiunque riuscisse a fornire delle ulteriori informazioni su magari chi potessero essere gli aggressori e questi intrusi che si erano introdotti in questa dimora. Più passava il tempo, tuttavia, sia i media che l'opinione pubblica, oltre che la polizia, ha iniziato un pochino a dubitare della veridicità di quello che aveva detto questa ragazza. Quello che la polizia aveva iniziato a ipotizzare era che si doveva trattare di un atto veramente di ira. Sostanzialmente qualcuno che veramente avesse un'agenda o un qualche tipo di odio nei confronti di questi familiari aveva deciso di vendicarsi, o comunque di fare fuori questi due teenager veramente con violenza, perché ci aveva un movente, perché altrimenti se solo avesse voluto farli fuori non c'era motivo di usare tutta questa violenza. Un altro elemento che ha iniziato, diciamo, a far dubitare della veridicità di Janice era il fatto che queste presunte persone che si erano introdotte in questa dimora non avessero tentato di rubare nulla. Infatti non erano stati rubati dall'abitazione né i soldi né tutti i gioielli che comunque la madre possedeva. E quindi potete capire come questa storia sembrava non avere alcun senso. Cioè praticamente degli intrusi si introducono in una casa uccidendo i due figli e non rubano niente. Qualcosa puzzava in questa storia, senza contare che tutte le armi che erano state utilizzate appunto per fare fuori gli altri due fratelli erano tutti oggetti che la famiglia possedeva. Quindi praticamente questi intrusi si erano introdotti, avevano preso appunto delle armi di fortuna che avevano trovato in casa e con quelle avevano scelto di far fuori con violenza appunto Gwen e Lewis. Tra l'altro quel martello era appunto di proprietà appunto del padre, che ha detto di averlo riposto nella lavanderia e che solamente Gwen e la sorella sapevano dove questo martello fosse stato riposto, mentre la mazza da baseball
baseball si trovava nella stanza di Janice, appunto quella che il fratello precedentemente aveva dato alla sorella per farla dormire lì. Quindi voi immaginatevi che per far sì che questa storia fosse possibile, l'intruso era dovuto entrare nella stanza di Janice prima che questa si chiudesse a chiave nella stanza per nascondersi, e poi con questa mazza da baseball avesse colpito ripetutamente i due fratelli. Inoltre, nei pressi dell'abitazione era stata anche trovata una borsa con dei vestiti sporchi di sangue, appunto in questo sacco nero, e molti hanno iniziato a sospettare che quella borsa appartenesse di fatto proprio a Janice. E qua è stato quando i media e soprattutto diciamo un po' l'opinione pubblica ha iniziato un pochino a chiedersi di più su chi fosse questa ragazza, da dove venisse e se veramente la sua testimonianza fosse genuina e sincera, o se magari qualcosa di molto più sinistro fosse accaduto in quella casa quel giorno. Questa ragazza, come potete vedere, sembrava carina, innocente, solare, tuttavia c'aveva un lato sinistro che non faceva vedere. La polizia aveva trovato particolarmente sospetto i messaggi che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook quando, a detta sua, si stava nascondendo da degli intrusi che stavano di fatto facendo fuori i suoi amati fratelli. Perché voi immaginatevi, cioè vedete che ci sono queste emoji della faccia che piange, quindi voi immaginatevi, siete in una stanza che vi state nascondendo con degli intrusi in casa e voi siete lì a cercare le emoji con la faccia che piange e poi lo pubblicate. Diciamo che questo comportamento sembra perlomeno sospetto, senza considerare che questo è stato anche l'unico giorno, il primo, in cui questa Janice ha chiamato i suoi genitori mamma e papà. Fino a quel momento li aveva sempre chiamati per nome. E questo a detta appunto di molti amici e compagni di scuola della ragazza. E potete capire come sembra proprio strano che proprio il giorno in cui succede questo incidente è il primo giorno in cui voi chiamate i vostri genitori mamma e papà. E praticamente qui ci sono anche persone che hanno ipotizzato che forse questa ragazza in quel momento voleva fare uno statement dicendo che da quel momento in poi lei sarebbe stata la loro unica figlia. Inoltre non dimentichiamoci che oltre a questi messaggi, quando gli intrusi finalmente si erano dileguati, questa ragazza ha scelto di farsi una doccia. E qua non si capisce se magari, non lo so, forse era in uno stato di shock e voleva in qualche modo un po' di acqua per poter, diciamo, digerire quello che era successo, o se magari cercava di occultare determinate prove. In ogni caso sembra molto strano questo comportamento, ecco. Janice ha anche detto che era stato fatto fuori prima il fratello e poi Gwen, mentre dalle investigazioni della polizia sembra molto più plausibile che sia stato fatto fuori prima Gwen e poi il fratello. Successivamente all'incidente la ragazza aveva subito eliminato i post che aveva fatto su Facebook e li aveva sostituiti con un post appunto di condoglianze per i suoi fratelli. Aveva anche ricevuto un bel po' di supporto da parte dei suoi amici e compagni di scuola che hanno risposto e messo like sotto a quel post. Tuttavia anche quel post successivamente è stato cancellato. Parlando ancora di più di questa Janice, sembra che alcuni mesi prima a questo incidente era stata scoperta mentre aveva cercato di rubare dei soldi ai propri genitori. Aveva provato appunto a rubare una cosa come $200. Tuttavia la famiglia l'ha subito perdonata perché ha detto vabbè, era una ragazza giovane, capita ogni tanto di fare qualche piccolo sbaglio. E anche il ragazzo ha anche fatto questo statement dicendo che la ragazza non era particolarmente felice di questa sua nuova sistemazione perché secondo lei erano troppo poveri e lei voleva essere sistemata in una famiglia più benestante. E vedete come questa ragazza sembra proprio mostrare questo duplice personalità o faccia, cioè da una parte sembra questa ragazza solare, innocente, dall'altra invece dietro le quinte si scopre essere una ragazza molto attaccata ai soldi e estremamente diversa da come si presenta. Quindi era come se ci fosse questo altro lato oscuro dietro a questa maschera che questa ragazza decideva di indossare. Successivamente questo caso ha visto delle evoluzioni, infatti sono state rinvenute proprio le impronte digitali
digitali di questa ragazza sulle armi del delitto, e anche quella borsa appunto di vestiti che erano stati ritrovati, si era scoperti poi appartenevano proprio a questa Janice. È stato proprio qui che la ragazza ha scelto di confessare al proprio avvocato di essere stata proprio lei l'artefice di questo crimine, e che nessuno si era mai introdotto in casa quel giorno. Ma la domanda è: chi era realmente questa Janice e qual è stato il movente che l'ha portata a compiere questo crimine così orribile nei confronti di una famiglia che comunque l'aveva accettata, aveva scelto appunto di aprire le proprie porte e i propri cuori appunto a questa ragazza? E sembra che il passato di questa ragazza fosse assolutamente una bugia. Infatti questa ragazza, che diceva di essere orfana, forse non era orfana, ma proveniva da una famiglia povera di cui lei non voleva far parte. Lei voleva far parte di una famiglia molto più benestante per poter avere un futuro migliore, forse. Sono riuscito infatti a rinvenire un vecchio post del 2013. Questi genitori che cercavano di trovare la propria figlia, e l'immagine che potete vedere qui sembrava proprio una foto di una giovane Janice. In ogni caso, il fatto che questa fosse veramente Janice e che questa fosse la sua versione non è mai stato confermato, almeno per ora. Tuttavia ci sono anche molte voci che dicevano che in realtà questa Janice era la quinta di sei fratelli e che i genitori non si prendevano cura di lei e erano molto poveri. In ogni caso, una cosa che è certa è che nessuno sapeva o sa confermare il suo passato, e il che avvolge l'intero caso in questo mistero. Analizzando un pochino anche il profilo Facebook di questa ragazza, che è tuttora attivo, si sono potuti trovare comunque una serie di post in cui lei ripubblicava vari meme oppure faceva molti diciamo commenti con citazioni o parole sue che sembravano molto emotional o comunque estremamente personali, come se appunto avesse qualcosa da dire, si sentisse sola, non si sentisse accettata, si sentiva in una famiglia che non sentiva sua. Tra l'altro, nel suo ultimo post ha anche scritto questa frase. Non so esattamente che cosa volesse dire. Quello tuttavia che i genitori hanno detto è che sembra che in realtà, benché Gwen accettasse questa sua sorella proprio come parte della sua famiglia e la considerasse al pari della sua migliore amica, sembra che questa Janice era sempre gelosa della sua sorella maggiore, e sembra che praticamente fosse invidiosa di come Gwen e anche in realtà il fratello stessero vivendo la loro vita al massimo, come se avessero sempre le attenzioni dei genitori e lei fosse come sempre una specie di ruota di scorta. Non si sentiva mai parte della famiglia, voleva essere lei il principale elemento d'attenzione dei propri genitori, voleva lei essere l'unica amata. Ad ogni modo, una delle teorie che sembra forse la più plausibile è che comunque questa ragazza, questa Janice, avesse premeditato questo delitto. Infatti voi immaginatevi comunque una ragazza esile come lei riuscire a far fuori entrambi i suoi fratelli, vuol dire che servono una certa dinamica, una certa attenzione, anche una certa astuzia. Quindi probabilmente, dal momento che non sembra una ragazza così muscolosa, probabilmente ha proprio premeditato come potesse appunto farli fuori, e forse anche pensato come farsi un alibi, perché immaginatevi se il suo piano fosse andato a buon fine, i genitori avevano adesso solo una figlia, e anche questo dolore che provavano magari nel perdere gli altri due avrebbero riversato tutto il loro amore nella unica figlia che conoscevano e l'unica che gli era rimasta. Quindi nella sua mente malata questo era un modo per far sì che i genitori amassero e volessero solo lei. Ci sono anche delle persone comunque che sospettano che in realtà ci fosse un complice di questa ragazza che l'avesse aiutata in questo delitto. Tuttavia questa teoria non è mai stata confermata, o comunque ci sono ancora delle investigazioni in corso. Un fatto comunque abbastanza singolare è che questa ragazza sembra che avesse detto a una sua compagna di classe che voleva uccidere qualcuno, e se la potesse aiutare questa ragazza si era offerta di aiutarla, tuttavia lei gli ha detto di no, so però non dirlo a nessuno. E ragazzi, questo era il caso di oggi. A me veramente spaventa come il fatto che questa famiglia che ha scelto di accogliere questa Janice si sia ritrovata appunto a vivere questo incubo. Veramente non si meritavano la fine che hanno fatto. E mando veramente le mie condoglianze alla famiglia, e davvero questo è un caso estremamente triste. In ogni caso, questa era la storia di oggi. Io spero che questo caso vi sia potuto interessare. Se vi è piaciuto, vi chiederei di lasciare un mi piace, e spero davvero di vedervi nel mio prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao.